Almeno fuori casa il nuovo look ha funzionato bene. 4 punti in 2 trasferte. Ed ora il Padova all'Adriatico Giovanni Cornacchia. La prima di 3 sfide in 8 giorni. Pillon. Diciamo che sarà il nuovo step da superare, no? Una squadra che presumibilmente non concederà spazi. Sicuramente. È una squadra che non ti concederà molto spazio. Perciò sarà molto importante anche le palle inattive, le varie situazioni che ti capita l'occasione, essere precisi. Langue la classifica dei Veneti, ultimi ma rivoluzionati nel mercato di gennaio. Dal ritorno di Bisoli una sola sconfitta a Venezia, 4 pareggi di cui 3 consecutivi ed un successo netto e perentorio con la Verona lo scorso 20 gennaio. Squadra molto più solida, un solo gol subito nelle ultime 3 gare. D'accordo che domani servirà soprattutto molta qualità contro una squadra che si chiuderà a riccio? Sì, sono d'accordo su questo, ci vuole la qualità tecnica, ma soprattutto scegliere i momenti giusti della partita, nel senso che quando tu hai l'opportunità di affondare bisogna essere molto cinici con una squadra così, perché ti concederà poco. Indisponibili del grosso Canutelo, squalificato Balzano. Dubbio Campagnaro, solito affaticamento muscolare, l'argentino dovrebbe farcela. In questo caso Gravion, terzino destro, Ciofani sul versante opposto. Gravion, terzino destro, è più di una ipotesi, è un ruolo congeniale alle sue caratteristiche. Secondo me è un giocatore che ha delle potenzialità per poterlo fare molto bene, quel tipo di ruolo, però... Lui può fare il centrale, ha delle attitudini anche fisiche che può fare tutti e 2 i ruoli. In caso di forfè di Campagnaro, Gravion al fianco di Scognamiglio. Ciofani confermato a destra, con Pinto in vantaggio su Elisalde per Rotta nel ruolo di terzino sinistro. Per il classe 91, ex Ascoli, ingaggiato a gennaio dalla Parma, sarebbe il debutto assoluto. A centrocampo e davanti stessi uomini del blitz di Crotone. Brugman, Memusciai e Crecco in mediana, Marras tra le linee, alle spalle del tandem Mancuso-Monachello. Per contro Padova privo di Lollo, Bakogu, Barisic, Ravanelli, Madonna e Serena. 4 novità rispetto all'11 sceso in campo col Foggia. Cappelletti nel trio di centrali di difesa completato da Cherubin e Trevisan, ex L'Aquila e Giulianova. Zambataro sulla corsia di destra in luogo di Morganella. Davanti Barai con Bonazzoli, ex Lanciano. E poi Capello, che partirà nell'inedita posizione di mezzala ma pronto a giocare sulla tre quarti a ridosso dei 2 attaccanti. Bisoli. Sei quarta in classifica, 5 punti alla vetta, vuol dire che ha delle qualità importanti, secondo me ha uno dei centrocampi più importanti della Serie B e quindi bisogna essere bravi di aggredirli, di non dare il tempo di ragionare. E se vi ricordate la partita dell'andata, noi nel momento che abbiamo alzato il ritmo qualche problema l'hanno avuto. Se gli dai tranquillità di giocare, come ha fatto per un po' il Crotone, li metti in difficoltà. La chiave è alzare il ritmo, non dargli spazio e far sì che la palla non sia giocabile con la tranquillità che ci hanno. Però noi non dobbiamo avere paura, noi in questo momento la classifica non dobbiamo guardarla. Bisoli non ha mai battuto il Pescara, 2 pareggi e 3 KO, la guida di Cesena e Perugia. Il grande ex Beppi Pillone, che ha giocato e vinto con la maglia del Padova, allenato in 2 momenti diversi, nel 1997-98 Serie B dopo il miracolo Treviso, sostituito però alla 19esima da Colautti, e nel 2015-2016 in Serie C, quando il tecnico di Preganzial subentrò a Carmine Parlato, portando i Veneti al 5° posto, ad 1 passo dai play-off. Nella prima esperienza, il 30 novembre 1997, nelle immagini, pesantissimo rovescio all'Adriatico contro il Pescara di Maurizio Viscidi. 4-0 il verdetto finale. In quel Padova c'era anche Max Allegri, espulso dal direttore di gara. Adesso sta attento ai suoi giocatori, ne ha combinate tutti. Dopo 10 minuti siamo rimasti in 10. Ma era infuriato perché? Ma che ne so, io era ancora giocatore. Ma la colpa non è sua, è io che l'ho fatto giocare quella volta lì. Ricordi a parte, quello attuale è uno snodo davvero importante. Pescara 4 punti dalla promozione diretta, 5 dal primo posto. Nei giorni scorsi, così il presidente Daniele Sebastiani, per la Serie A senza playoff ci siamo anche noi. Molto dipenderà dalle prossime 3 sfide. D'accordo col presidente, no? Io sono d'accordo su quello che dico io, nel senso che
Io dico che il mio obiettivo prossimo è raggiungere i playoff. Una volta che avrò raggiunto quello, poi vedremo come sarà messo. Io non voglio far calcoli, non li ho mai fatti, e dall'inizio del campionato che mi dite, io vi rispondo sempre allo stesso modo. So, lei sta dicendo Sebastiani presente, sta esagerando. No, non ho detto questo. Questo l'hai detto te. Io ho detto che sto pensando al prossimo obiettivo, che è quello di raggiungere i playoff. Una volta che avrò raggiunto quelli, poi ragionerò. Io ragiono così, ma è giusto che il presidente faccia le sue deduzioni.